ho l'influenza, perciò mi devo cercare di rischiarare di quella voce. Giochi preziosi. Anzi, adesso stavo riflettendo sulla mia infanzia. Mi dicevano, allora, se prendi la medicina per guarire l'influenza, ti regaliamo un giochino. Allora, mi portavano un giochino, era di giochi preziosi, che già era una cosa che sentivo rimbombare nelle pubblicità e mi stava veramente sulle palle, mi ricordo. Allora, ogni volta che mi portavano questo regalino, giochi preziosi, io dicevo alla mamma, sarò sempre cattivo, il verbo, il dogma, sarò sempre cattivo, grazie al fatto che c'erano giochi preziosi. Mamma, se mi vuoi bene, portami giochi della Mattel. Ecco. Allora stavo pensando, quando arriverà il Genoa qui a Pescara, faremo in modo di comprarci tutti un piccolo gadget, anche di poco conto, ci alzeremo tutti quanti con questi della Mattel e diremo, non ci interessa, giochi preziosi, non ci interessa. Però noi siamo quelli che godiamo delle protezioni. Secondo, giochi preziosi, Zampano, 2 giornate, praticamente per aver fatto nulla. Giochi preziosi, ecco perché sono diventato cattivo. Il verbo, il dogma! Mamma, non voglio questi giochi di giochi preziosi, comprami un giocattolo della Mattel. L'hanno capito. Allora sono diventato cattivo, io nella infanzia, come ricordo perfettamente, grazie a giochi preziosi. E allora, tutti contro tutti, donne contro uomini, ricchi contro poveri, giochi preziosi, il verbo, il dogma!